Signori, ho finito. Come si chiama? Ventura? No, impostore. Sei super caricatore armi. Era quello. E bella a tutti ragazzi, Querighe che vi parla. E sicuramente avete visto che abbiamo comunque ottenuto il super caricatore delle armi, ebbene sì, forse è uno dei super caricatori più importanti. E ora andremo a vedere insieme a che cosa serve e qual è tra quei tanti comunque disponibili. Innanzitutto, tra esattamente 4 livelli ho finito il pass, ma non del tutto, perché poi ci saranno altri 20 livelli bonus, che però sono livelli che però non danno ricompense belle, danno ricompense però. Danno comunque ricompense, non troppo buone, non particolari come i super caricatori, ecco. Innanzitutto siamo esattamente a 1,7 milioni di PE, quindi una cosa molto 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 buona, ecco. Poi ragazzi, abbiamo super caricatore armi per 2, super caricatore eroi per 2 e super caricatore trappole per 2. Perché ne ho per 2 per ognuno? Perché ho finito tutte le sfide di Dennis e allo stesso tempo ho finito anche sono andato pure sui premi del pass, quelli precedenti, e ho ottenuto sia uno dal pass e uno dalle sfide di Dennis, cioè qui vedete. In questa qui mi dava quello delle trappole, no. Questo delle trappole, questo degli eroi, cioè delle armi, scusatemi. Questo degli eroi se non erro. E quello prima delle armi, delle, scusatemi. L'altro, quello di superstiti. E raga, è appena uscito anche Archeologo Jess. E signori miei, possiamo andarlo a reclutare. Infatti, raga, oltre ad avere anche due Lama Plus che apro subito. E andiamo poi a prendere l'archeologo. Ora andremo a potenziare un'arma. Quindi, ragazzi, andremo con cautela a capire che armi andare a potenziare su. Bello sto lama. Prendiamolo. Raga, ultimamente Fortnite mi sta veramente piacendo un sacco, veramente molto molto bello. E quando io dico Fortnite parlo di salva al mondo. Ah, giusto, giusto per ricordarvi, il glitch, signori, per fare il super caricatore tante volte è bannabile. Infatti, ragazzi, sconsiglio vivamente a chiunque di farlo, perché rischiate, oltre che vi tolgono tutti i super caricatori fatti illegalmente, e sia usati che non usati, e ci saranno pure delle azioni in base alla gravità della situazione da parte di Epic Games. Questo è un consiglio, poi ognuno è libero di fare quello che vuole, però questo è un consiglio. Se dovete fare questi, fateli con il pass battaglia normalmente, mi raccomando. Torniamo a noi ragazzi, giusto perché me l'avete ricordato anche in live di parlarne, quindi ecco. Andiamo subito a prendere Archeologo Jesse e andiamo subito poi a potenziare la nostra arma. Però andiamo prima a vedere che armi andare a potenziare. Quindi 3, 2, 1, prendiamola, la ricicliamo così va direttamente nel registro, visto che la possediamo già. Quindi andiamo qui. Perfetto, ci dà pure un premio. Perfetto, perfetto. Ci siamo signori, allora, questo stravantaggio che ci interessa a noi è proprio questo qui. Questo qua ragazzi. Super caricatore armi, ne utilizzeremo uno per ogni categoria, ma le altre le vedremo negli altri video. Quello armi cosa fa? Promuove i progetti arma aumentando il loro livello massimo. Si può guadagnare incrementando i livelli Ventura. E non solo, anche tramite una sfida di Dennis. Quindi raga, ci sta veramente tanto. Andiamo subito a utilizzarne uno, ma con cautela. Andiamo su progetti e vediamo un po' cosa abbiamo. Ovviamente le armi legacy non le tocchiamo, perché non è una cosa importante. Andiamo sulle armi che utilizziamo, quindi una cosa veramente importante. Le armi, se avete armi legacy, non potenziatele, perché comunque, ok, cioè, tenetele lì, basta. Quelle buone da potenziare sono quelle da utilizzare. Un'arma, ad esempio, mitica. Ad esempio, lanciarazzi il Lira del Re della Tempesta, lanciarazzi mitico. Potete anche scegliere altre armi. Io ragazzi consiglio vivamente il lanciarazzi, ovviamente questo qui. Per utilizzare questi super caricatori dovete avere le armi potenziate comunque al massimo, perché se andate su un'arma al 12 non ve lo fa il promuovi. Dovete averle proprio maxate al 130. Quindi ragazzi, consiglio mio, o Ira della Tempesta al 130, anche molto buono l'arco Xeno,
molto, ma veramente molto buono. Oppure altre armi mitiche che utilizzate molto spesso, che possono essere veramente utili mentre giocate. Quindi un'arma molto bella. Se avessi altri super caricatori, perché uno voglio tenerlo da collezione, se avessi almeno un altro avrei potenziato il puli pavimenti, perché è un'arma devastante. O lui o gli altri pompa di cui ho portato i video, perché sono veramente super. O il papa orso o la Thompson, che è veramente forte. Questa è veramente forte, consiglio anche la Thompson da portare su, veramente ci sta. Io voglio vedere i miglioramenti da parte dell'era con il nostro super caricatore, quindi promuovi, signori, signori. Diventerà 133 e passerà da 233 di danno base a 240, quindi fa di più. Promuoviamo. E ci siamo. Fortunatamente ho fatto quello fisico, perché se facevo quell'energia mi arrabbiavo, perché ho due progetti per ogni arma, tranne la spada che adesso... E vado a fare la missione, che è da un po' che non cario e lo state vedendo anche voi. Appena ho finito il pass del tutto torno a cariare, ve lo giuro, con re mitico, quindi mi raccomando, tutti pronti. Siamo a 16.700, grazie, grazie mille, siamo verso i 16.800 perché siamo già in quella rotta, quindi GG, grazie mille signori. Abbiamo potenziato l'arma, ma noi vogliamo vedere che cosa riesce a fare. Quindi vediamo un po' i miglioramenti, andiamo in un remitico normalissimo con altre persone, vediamo quanto fa. Ok signori, siamo qui col nostro lanciarazzi, ovviamente non siamo boostati, ma stiamo giocando normalmente. Allora, il nostro lanciarazzi ovviamente è 133. Andiamo subito all'utilizzo. Vediamo un po' come si comporta, dai. Speriamo che non bughino, così almeno vediamo al meglio il danno. E ci giochiamo un re mitico come si deve. Ah. Allora, non so cosa riusciremo a vedere, però adesso vediamo un po'. Vediamo un po' contro il boss mitico. Allora, vediamo contro un mostro, 300.000. Ok, non ho ancora visto un critico, quindi no, non va bene. Vediamo un po'. Ok, 1.600.000. Ma vabbè, perché ho provato a farlo in privata, ma è un po' un casino. Ok, 308.000, 300, scusate, 380.000. Ok, in critico fa comunque su 1,6 milioni. Hanno boostato di brutto. Vediamo un po' contro lo smasher. 2 milioni. 2 milioni, ok, buono. Voglio vedere invece il super caricato, super caricato con l'abilità. Normale fa 2 milioni. Andiamo con la vita. No, è andato via, aspetta. 400.000. Boh ragazzi, allora sembra molto simile comunque a quello normale, ecco, non ci sono molti cambiamenti. Anzi, se devo dire la verità, è da un po' che non lo utilizzo, ecco, però mi ricordo che era già così di suo. Loro, vabbè, hanno boostato, fanno il remitico molto facilmente. Vedete, 3.000, cioè, scusate, 300.000. Mamma mia, oggi non so parlare. 1,6 milioni. Boh raga, vediamo super caricata invece. Ok, ho visto 1,9 milioni. Buono. Ok, la percentuale di danno critico su quest'arma è esattamente del 38%. Non gli è entrato il colpo, non ci credo. Ok signori, onestamente ho tratto proprio una conclusione, che comunque, ok, 2 milioni, buono, mi piace. 3.500.000, che è veramente poco onestamente rispetto al solito. Comunque vabbè, qui il danno è anche un po' andato per i cavolacci suoi. In ogni caso ragazzi, potenziare di 3 potenze non cambia l'arma in una bomba. Stessa cosa che è successa con i superstiti. Raga, per ora tutti gli stravantaggi dei superstiti che ho, cioè i super caricatori che ho utilizzato,
non hanno fatto altro che farmi andare da potenza 131,16 a 131,71. Quindi cosa vuol dire? Che non tanti ne servono, però per averne tanti bisogna andare avanti con le stagioni di salva al mondo, dell'avventura, ok? E l'unico modo, perché se si vanno a duplicare rischi ban e allo stesso tempo te li tolgono dopo poco tempo. Quindi non serve neanche, diciamo, stare a tentare di fare una roba del genere. L'unica, ragazzi, qual è? Per avere tanti di questi stravantaggi dovete solo aspettare. Iniziate a potenziare le armi al 130. Se siete ranghi bassi, i stravantaggi, se li ottenete, teneteli lì, perché non potete utilizzarli se non avete delle armi al 130. Continuate a giocare finché poi non ci sarà l'utilizzo di questi stravantaggi per le vostre armi. Spero che questo video vi sia stato utile, spero di avervi fatto capire che non ha cambiato proprio del tutto l'arma, ma proprio poco, anzi, ho visto peggioramenti con questo gameplay che ho appena fatto che con quando giocavo fuori live. Veramente strana come situazione. Ditemi voi che arma avete potenziato sotto nei commenti, o se avete già preso gli stravantaggi, se non li avete presi o meno. Scrivetemi tutto sotto nei commenti. Preparatevi al super caricatore degli eroi, ecco, che vi farò vedere che eroi portare su. E niente, qui direi tutto, bella raga, e grazie della visione.